Buonasera a tutti, bentornati sul canale o benvenuti sul canale. Allora, stasera così ho deciso che voglio cambiare borsa e voglio provare ad usare questa. Così intanto faccio anche un what's in my bag, vabbè, tra virgolette. Non c'è molto. Ultimamente, sì, da un po', che per quanto riguarda le borse, la borsa, quindi ciò che mi porto in giro, appunto, per quanto riguarda la borsa, sono diventata minimalista. Prima usavo sempre borse grosse, adesso, onestamente, no, stavo guardando il tempo, scusate, se si stava registrando. Ultimamente sono diventata minimalista. Sì, le borsone grosse non mi piacciono più. Poi effettivamente, insomma, sono alta 1,80, voglio di crescere e ho un capello fuori borsa. E quindi se porto borsone grosse, cioè mi guardo allo specchio e vedo che comunque sono molto, cioè è sproporzionata la cosa. Quindi nulla, ve l'ho fatta vedere l'altra sera, questa che mi è arrivata l'altro giorno, insomma. Vabbè. Allora, intanto svuotiamola dalla carta. Anche perché così vediamo se riesco a farla ammorbidire un pochino. Ciao Micio! Vabbè, la tracolla che ripetono. Penso che non la userò perché non mi piace. Allora, nulla, dicevo, la borsa è questa, c'è una tasca qui con la cerniera e un'altra qui senza cerniera, un po' stropicciata, ma vabbè, poi va a posto, spero, e la cerniera per chiuderla. Oddio, secondo me farà un po' fatica a chiudersi. Ma poco importa perché comunque hai i bottoni, quindi non è. Sì, hai i bottoni, quanto mi piace, è troppo carina. È proprio tanto carina, mi piace davvero tanto. Adesso vediamo. Allora, quindi passiamo da... dal mio zainetto borsa che vi avevo mostrato, quello che mi ha regalato mamma Natale, o zaino, oppure tirate su questa e diventa appunto all'occorrente una borsa tracolla se siete in un posto affollato, sui mezzi pubblici, vabbè, posto affollato di questi periodi, questo periodo non lo so, però diventa una borsa la tracolla appunto. Un attimo che sistemo. Allora, quindi tascola appunto più grande e tasca più piccola. Vabbè, poi tutti i miei, oddio, questo tu, guardate quanto è bello con la lucetta e fabbia miagola, e la tasca davanti un po' più piccola, insomma. Allora, come vi dicevo, sono diventata minimalista, infatti il contenuto è molto, molto leggero. Allora, cominciamo con... Allora, questo è il bollo pagato della macchina, che devo lasciarlo giù in macchina, quindi sta fuori. No, sta qui perché domani lo lascio giù invece. Non sta qui. Quindi, dentro uno. Poi... questo scontrino di Primark... del... cosa ho preso? Due per... ah no, è quello delle agende, sì, quindi ho già segnato la mia autocertificazione. Poi poi pochettina di Praga, questa in realtà Praga, vabbè, non c'è stato in più, sì. Vabbè,
burro cacao inviato mi da un campioncino. Questo me l'aveva inviato una ragazza perché mi aveva proposto di entrare in Ivoche. Questo è Base de Merveille, penso. Bacio delle meraviglie, penso. Poi, vabbè, nulla. Medicinali vari, tra cui appunto occhi. Altri medicinali tipo il Codex. Aiuto! Ok, appunto, infatti, dicevo. No, ci sono ancora il prezzo addirittura. Pagato. Da che parte è? Così, così, 66,99. Beh, non euro, ovviamente. Oddio, Praga. Ci sono lì. Oddio, non mi ricordo la moneta di Praga. Vabbè, comunque. Ah no, ecco, e manca, vabbè, la crema manica è sempre di quelle che mi ha mandato questa ragazza di Roche, un campioncino prova, però è piccolino, quindi tengo dentro questo e ci mettiamo pure questo. Anche se però effettivamente l'autocertificazione potrei metterla di qua. Vabbè, poi nulla, vabbè, il mio vizio. Il mio vizio qui con l'altro pezzo di vizio. E due. Poi il mio portacarte. Ho smesso di usare i portafogli grandi e da quando uso le trappoline. Quindi è un po'. Questo me l'ha dato l'aveva regalato mio compagno. Lui aveva ancora la carta d'identità, quella formato, quella grande, insomma, formato libro, e non ci stava ovviamente, quindi l'ha accantonato. Poi ne ha comprato un altro, ma non ci stava forse, boh, non mi ricordo. Poi gliel'avevo regalato un altro io, no, questo l'aveva comprato lui forse, e poi gliel'avevo regalato uno io. Sì. Ma mamma mia, ma che fastidio. E comunque nulla, cerniera, spazio per spazio qui e tre fessoline qui, una, due, tre, dietro idem, una, due, tre e lo spazio qua, quindi questo. Tanto ultimamente, ecco, ho dimenticato le tessere, che però ormai non me ne faccio più nulla, delle tessere fedeltà, quelle, perché comunque sono tutte. Sono tutte sul cellulare in un'app che adesso vi faccio vedere se riesco, se trovo, perché non trovo mai. Business, esatto. Allora, l'app è Stockard. E ci sono tutte le carte. Si carica, quanto siamo? Ci sono tutte le carte. Addirittura, se voi siete in un negozio vi dà, penso che lo conosciate, insomma, no? Vabbè, aiuto, no. Vi mette la, senza che voi la cerchiate, insomma. La cerchiate, nel senso che la cercate, non ci dobbiamo cercare. Vabbè, scusate. E sono stanca stasera. Senza che voi la cerchiate vi dà comunque la carta, il punto vendita in cui siete, quindi ve la dà in automatico. E quindi nulla, appunto, telefono. A parte questo ci sarebbe anche da questa parte, quindi vabbè. Ok, poi che altro c'è? In questa taschina non c'è nulla. Ok, vabbè, poi l'altro pezzo del vizio. Questo, no, questo è un portachiavi così. Mentre, questo, vabbè, giustamente, una penna. Una penna che non fa mai male, tenerla dentro. Anche se non ho i foglietti, però, dettagli, insomma. E l'altro pezzo, appunto, del mio vizio. Nulla, io direi che può andare.
Oh, vediamo se. Vabbè, poi le chiavi ovviamente. Vabbè. Poi domani quando. A parte che comunque le chiavi. In questo periodo le tengo in tasca perché comunque non ho. Non ho un mazzone gigante di chiavi, poi al limite. Comunque ci stanno. Vabbè, ok, è nuova la ciminiera, è ancora verde. Devo passare sopra un po' di cera. Sì, è chiusa, vabbè, i bottoncini qua da parte non si chiuderanno mai perché comunque non stanno molto chiusi, ma poco ci importa. Anche perché una volta chiusa qua davanti mantiene la forma, quindi. Ragazzi, mi piace tantissimo. Bellissimo, è bellissimo. Però per sfizio. Dunque, questo va qui, giusto? Giusto, micio. Così. Beh, insomma, non mi fa impazzire questa cosa, sapete? No, preferisco. Così, infatti. Sì, effettivamente d'inverno magari. Non lo so. Comunque, insomma. E nulla. Così ho fatto un change bag più what's in my bag. Questo potrei metterlo attaccato allo zaino. Sto aspettando un'altra cosina di. Sempre di questa arma, insomma. E potrei fare cambio. Sì. E nulla. E. Vi ringrazio per la visione, vi saluto, spolliciate, iscrivetevi al canale, vieni pu che salutiamo, visto che sei qua anche tu, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!